Allora, la questione del lavoro coatto, o meglio del prelievo di manodopera coatta dall'Italia occupata nel periodo 1943-1945, rappresenta un aspetto particolare delle vicende dell'Italia occupata, una vicenda parallela a quella della deportazione politica ed ebraica nei campi di concentramento e sterminio nazista, e anche parallela alla vicenda degli IMI, all'internamento degli internati militari italiani, cioè dei soldati ufficiali catturati dopo l'8 settembre 1943, che si intreccia con quelle vicende, ma una sua particolarità. Il quadro in cui essa va inserita è un quadro di natura generale europea. Per capire quello che succede in Italia nel periodo 43-45, anche dal punto di vista del prelievo di manodopera, occorre tener conto del quadro generale europeo, un quadro che ha inizio nel 38 sostanzialmente, quando cioè l'apparato produttivo del Terzo Reich, in previsione, si sta preparando per condurre una guerra di carattere generale, comincia a fare i conti con la carenza di manodopera legata alla mobilitazione e alla ripresa industriale, carenza che sarebbe poi accentuata con la chiamata alle armi a partire dal 39 e ancora di più nel 41 in seguito all'operazione Barbarossa e all'attacco all'Unione Sovietica. E come si snoda questo, come viene risolto questo problema? Inizialmente il Terzo Reich, Berlino, punta a chiedere manodopera agli alleati, in primo luogo all'Italia, il principale alleato, e allora dal 38 al 43 partono una serie di ondate di reclutamento che portano in Germania dal 38 al 42 in vari modi, in varie forme, sia braccianti, sia operai edili, sia operai industriali, secondo diverse dinamiche che sono state a suo tempo analizzate. Dopo gli italiani vanno bene perché sono per l'appunto alleati e quindi possono essere utilizzati in quella fase anche nell'industria di guerra, dove le autorità militari e politiche tedesche preferiscono non utilizzare prigionieri di guerra in quanto giudicati non affidabili o pericolosi. Il quadro cambia appunto poi a partire dall'avvio dell'operazione Barbarossa e dallo stallo del fronte orientale, in quanto si stabilizza molto a destra dei confini orientali della Germania di allora, ma in un quadro in cui l'Unione Sovietica non crolla. Allora il bisogno di manodopera comincia a essere soddisfatto attraverso prelievi e razzie di massa, sia nei territori orientali occupati, Polonia e parti dell'Unione Sovietica occupate, sia in particolare anche in Francia. E vengono quindi sperimentate tutta una serie di strumenti di arruolamento coatto, semicoatto e via dicendo, che poi si abbatteranno sull'Italia successivamente. L'Italia in quella fase è meno importante, ma torna a essere importante proprio dall'estate del 43. E ancora di più all'inizio del 44. Perché? Perché il fronte orientale a quel punto comincia a rinculare, cioè a rispostarsi verso ovest, quindi le riserve di manodopera rappresentate dai territori occupati dall'Unione Sovietica si esauriscono. In Francia il reclutamento comincia a venir meno, proprio per l'andamento della guerra sfavorevole alle potenze dell'Asia. A quel punto le risorse di manodopera costituite dall'Italia diventano importanti. Non a caso Goebbels scrive nel suo diario che all'8 settembre 1943 che tutto sommato il fatto che gli italiani non combattono più, ma i loro soldati ufficiali possono essere utilizzati come manodopera, in fondo è una fortuna perché militarmente l'Italia non ha dato grandi prove. Quindi, inizialmente gli IMI vengono presi e risultano essere una fortuna dal punto di vista dei gestori dell'economia di guerra tedesca, ci sono molte fonti su questo, e poi toccherà appunto ai civili del territorio italiano occupato, sia di quello amministrato dall'RSI sia delle zone d'operazione. Tutti questi casi sono stati presi in esame in questo volume che è appunto Tante braccia per il Reich,
che è stato reso possibile dalla Fondazione Memoria della Deportazione, costo dell'ANED, che lo ha finanziato, e la cui pubblicazione è stata resa possibile dalla Società Nazionale Reci della Prigionia, che ha dato un contributo consistente per la sua pubblicazione. Questo è il quadro generale. Buongiorno a tutti, a me compete invece un piccolissimo inquadramento e attraversamento di quella che è la vicenda più generale degli italiani, che è stata, come anticipato prima Brunello Mantelli, oggetto di uno scavo approfondito all'interno di Tante braccia per il Reich, dove trovate 10 casi e l'analisi di una vicenda trasversale che è quella delle cosiddette Gefangenenaktionen, analizzata e studiata da Andrea Ferrari. Solo un attimo, mi soffermo solo un attimo sui numeri, sulle cifre, soprattutto relative alla fase successiva all'8 settembre del 1943. Ormai da decenni, ormai tempo addietro, la storiografia aveva individuato la presenza di 100.000 lavoratori italiani impiegati nel Reich o per la produzione bellica o per l'agricoltura, per l'appunto, dopo il tornante dell'8 settembre. E di norma la storiografia pregressa ha definito questi numeri molto piccoli, soprattutto in riferimento alla prima fase del reclutamento, quella sostanzialmente volontaria, tra virgolette, che era in corsa tra il 1938 e il 1943. Infatti in quella prima fase erano stati circa 500.000 i lavoratori italiani a partire per lo più volontariamente, tra virgolette, per il Reich. Dopo, per l'appunto, furono invece 100.000. Tuttavia, questi numeri, dal mio punto di vista, appaiono più significativi e appaiono non poi così piccoli se si considera che il reclutamento dei 100.000 avvenne, rispetto alla fase precedente, in un tempo più contratto, che fu appunto quello di 2 soli anni e non di un numero maggiore, come invece era venuto in precedenza. La seconda questione attiene alla complessità e diversità e sfaccettatura dei casi che compongono l'analisi degli studi poi confluiti all'interno di Tante braccia per il Reich. Qui infatti dal genovese alla Lombardia, al torinese, al Lazio, all'Abruzzo, all'Umbria, insomma una serie di altre vicende che vengono pure approfondite verticalmente, appaiono ovviamente casi tra loro molto diversi, casi assai articolati. E però mi pare che, con l'eccezione forse dell'esempio genovese, in cui la recrudescenza del reclutamento coatto per certi versi sembra ancora più forte che non negli altri casi, negli altri esempi possiamo individuare, oltre a un reclutamento vieppiù coattivo, cioè sempre più obbligato e sempre più condotto attraverso azioni violente da parte dell'occupante, almeno a partire dal marzo del 44 e poi a seguire nei mesi successivi, c'è però un leitmotiv che continua ad essere presente, sia pure in maniera più sfilacciata e sia pure in maniera molto meno prepotente, e cioè un reclutamento anche volontario che sotto traccia continua ad essere presente e che fa capo all'esigenza di molti lavoratori di partire per il lavoro. E questo perché c'è una forte disoccupazione che incombe, che è presente e che deve essere in qualche maniera risolta. Quindi un po' ovunque, il caso genovese, vi ripeto, è invece particolare, come hanno ricostruito Irene Guerrini e Marco Pluviano, dove sembra che questa disoccupazione non sia stata così forte, ma un po' ovunque invece essa è assolutamente imponente, sia pure nei settori più diversi e più sfaccettati. Quindi l'importanza di intercettare anche un filo conduttore tra il prima e il dopo l'8 settembre, ma poi anche il contesto socio-economico in cui agisce questa vicenda del reclutamento, è secondo me fondamentale, importantissimo. Tra i casi analizzati vi è anche quello trasversale, lo anticipavo prima, delle cosiddette Gefangenenaktionen, ovvero delle cosiddette azioni carcere. Azioni che vennero concertate attraverso accordi specifici tra Mussolini e Hitler
e che portarono allo svuotamento delle carceri italiane, di carceri italiane, per utilizzare i lavoratori a seconda dell'entità della pena che stavano scontando, di norma se molto alta finivano nei lager, a essere portati o in campi di concentramento, appunto, qualora le loro azioni criminose fossero state particolarmente cruente, oppure se le pene erano tutto sommato più miti, venivano invece reclutati per l'impiego nella produzione bellica o nell'agricoltura. Per la verità, moltissimi di loro vennero utilizzati, come ha dimostrato capillarmente Andrea Ferrari, nell'industria chimica. E poi c'è un ultimo aspetto che va considerato, e ce ne sarebbero tantissimi, ma uno mi preme adesso sottolineare, e cioè il fatto che, tra le altre cose, l'8 settembre, anche in questa vicenda, con l'eccezione della vicenda campana, taglia in due le regioni che sono a nord e a sud della linea Gustave. Nel caso campano è stato analizzato a fondo da Gabriella Gribaudi, e la manodopera viene spesso strappata violentemente ai domicili, alle fabbriche nelle quali si trovano i singoli, alle strade che percorrono per essere condotti a lavorare nel Reich. Ma per lo più, sebbene il resto del sud, a sud della linea Gustav, conosca anch'esso momenti cruenti di violenza da parte del fascismo, tuttavia questa non si produce, o della presenza fuggevole dei tedeschi, questa non si produce sempre in un reclutamento coattivo, almeno relativamente al lavoro. Sembra che invece in questi casi, come mi è capitato di poter analizzare approfondendo gli esempi siciliano e calabrese, abbia lasciato maggiormente traccia il reclutamento che si è verificato nella fase precedente all'8 settembre del 43, e cioè quello che è intercorso, tra virgolette, volontariamente, attraverso la richiesta dei singoli di partire per il Reich per poter trovare uno sbocco lavorativo che invece sembrava mancargli in sé. Allora, per concludere, vorrei sottolineare che la ricerca, che ha avuto appunto una prima importante fase nella costruzione poi dei saggi confluiti nel volume Tante braccia per il Reich, non è finita, proprio perché nel volume non mancano ovviamente una serie di lacune. Per esempio, manca l'area veneta, manca la parte immediatamente a nord del fronte, l'Abruzzo, ad esempio, parte della Campania, e quindi si sta cercando di portarla avanti, e in particolare ci sta cercando di realizzare un portale contenente le più biografie possibili di lavoratori coatti in Germania nel periodo considerato, la ricerca portata avanti dalla Fondazione Memoria per il Futuro, che è una costola della storia nazionale Reduce della Prigionia di Roma. Questo è anche un invito a chi abbia documentazione personale, parentale, familiare o di qualunque altro genere riguardante questo tipo di soggetti che hanno avuto forse una trattazione minore rispetto agli altri citati all'inizio del discorso, perché collaborino mettendosi in contatto col gruppo di lavoro che ha sede appunto a Roma attualmente presso la Fondazione Memoria per il Futuro e presso la Storia Nazionale della Prigionia.